used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I sat quietly, agreed politely. Il trend iniziato lo scorso anno dal gruppo sportivo Emilia con l'allestimento del Giro dell'Emilia Unipol Donne continua anche nel 2016 con il completamento quindi della due giorni anche per il ciclismo femminile, e quindi la Beghelli ospita tutte le operazioni preliminari di questa prima storica edizione del Gran Premio Bruno Beghelli Internazionale Donne Elite. Dicevamo un debutto per quanto riguarda questa gara, un inizio scoppiettante perché dicevamo si va a completare quella che è ormai una classica due giorni, un classico weekend per il ciclismo maschile anche per quanto riguarda il ciclismo femminile. Per una giornata gli occhi del mondo sono puntati sulla Valsamoggia per un doppio appuntamento che grazie quindi all'impegno organizzativo del gruppo sportivo Emilia, di Adriano Amici, della passione di Gian Pietro Beghelli, racchiude un significato molto particolare. Oltre alla neonata, dicevamo, prova femminile, nella stessa giornata si correrà anche la gara maschile che dal 1996 è valida come Gran Premio Beghelli, e quell'anno fu assegnato il titolo tricolore e poi fu proseguita nella tradizione. La prova maschile è anche l'ultimo atto della Challenge Emilia-Romagna Trofeo Beghelli, dopo i due giri iniziali del circuito attraverso Gessiere, Castelvetro, Cadisola, si entrerà nel vivo con il gran finale sul circuito dello Zappolino, il circuito tricolore di 12 km e 300 metri. Un simbolo indiscusso che sarà il teatro della prova femminile, seconda ed ultima prova della Challenge Emilia-Romagna Trofeo Selle SMP. Dopo la partenza, infatti, le atlete dovranno affrontare per 6 volte il circuito che vide il successo nel 1996 di Mario Cipollini per la conquista della maglia tricolore. Dopo il via ufficioso, la carovana si dirige ad andatura turistica verso il centro di Monteveglio, oggi comune di Valsamoggia, per il via ufficiale che sarà dato da Gianpietro Beghelli. Sono 127 le atlete al via, molte delle quali hanno partecipato anche il giorno precedente al Giro dell'Emilia Unipol Banca Internazionale Donne Elite, ed è presente la vincitrice di questa prova, Elisa Longoborghini, l'atleta della Wiggle i5, che in questa stagione ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio e si è classificata terza al campionato europeo su strada. La Longoborghini in carriera ha vinto due volte il Giro delle Fiandre, due volte il Giro dell'Emilia Unipol Banca, due volte il trofeo Binda ed ha conquistato nel 2015 la classifica generale nella Route de France. Ma a proposito di Olimpiadi, abbiamo anche la medaglia d'oro, la straordinaria atleta olandese Anna van Breggen, che è al via, capace in questa stagione di vincere le Olimpiadi ed il campionato europeo su strada. Per lei in carriera anche due edizioni della Freccia Vallone e la classifica generale del Giro d'Italia nel 2015. A chiudere il podio olimpico abbiamo al via la norvegese Emma Johansson, che a Rio ha conquistato la medaglia d'argento e corre con la Wiggle i5, in cui milita anche Elisa Longoborghini, nella stessa formazione una delle atlete italiane più rappresentative di sempre, Giorgia Bronzini, che in carriera ha vinto due campionati del mondo, 9 tappe alla Route de France, 4 tappe al Giro d'Italia, ed è sicuramente una delle atlete più attese nella prova odierna, in quanto è previsto, stando ovviamente ai pronostici, un arrivo allo sprint tra le atlete italiane di livello assoluto. Al via ci sono anche la campionessa del mondo di Mendrisio, Tatiana Guderzo, che guida la nazionale italiana, la campionessa del mondo di Stoccarda, Marta Bastianelli, che guida la Lei Cipollini, e la campionessa italiana in carica, Elena Cecchini, alla guida della Canyon Slam. A chiudere questo straordinario cast di partecipanti, una delle atlete più titolate di tutti i tempi, l'olandese Marianne Vos, che in carriera ha vinto 3 mondiali su strada, 3 edizioni del Giro d'Italia, 4 Freccia Vallone e ben 12 tappe del Giro d'Italia, oltre ai 7 titoli mondiali nel ciclocross. E ci stiamo portando quindi verso il chilometro zero con le atlete che stanno affrontando questo tratto di trasferimento.
Stiamo portando quindi alla via ufficiale dove Giampietro Beghelli darà il via a questa corsa, una prima assoluta. Il Gran Premio Bruno Beghelli Internazionale Donne Elite. Eccoci qua al chilometro zero. Si fermano le atlete con Adriana Amici assieme a Giampietro Beghelli, che come abbiamo detto sarà lo starter ufficiale della manifestazione. Le immagini che ci mostrano il gruppo schierato in vista di quello che sarà il via ufficiale, chilometro zero, con Giampietro Beghelli che abbassa ufficialmente la bandierina del via di questa prima e storica edizione del Gran Premio Bruno Beghelli Internazionale Donne Elite. Dicevamo che il percorso si snoda sul circuito tricolore che ha visto la vittoria di Mario Cipollini nel 96. La corsa è caratterizzata dalla salita di Zappolino, 1,6 km da ripetere per 6 volte, con un'ascensione totale di circa 10 km, una pendenza media del 6%. L'ultimo chilometro con due ampe curve a sinistra, una agli 800 metri finali e una ai 600 metri, un lunghissimo rettilineo con una leggera pendenza. Questa è la descrizione del finale. Intanto si pedala subito con Valentina Bastianelli, che ormai ci ha abituato a questi scatti in partenza, che sta pedalando nelle prime posizioni. Proprio oggi conclude la sua carriera con questo allungo, è andata a salutare idealmente il gruppo che vediamo compatto in questa fase transitare di fronte alla nostra telecamera, un gruppo ancora molto numeroso quando di fatto siamo nelle prime fasi di corsa. Caratteristica immagine del passaggio del plotone. Questa è una gara che verosimilmente si risolverà con un epilogo allo sprint, ma ovviamente le sorprese nel mondo del ciclismo sono sempre in agguato. Con la nostra sintesi andiamo alle fasi precedenti al suono della campana e troviamo in fuga l'australiana Sara Roy, classe 1986, normalmente milita con la formazione Down Under della Orica Aeis, ma qui veste la maglia della nazionale australiana. Per lei in carriera una vittoria proprio in questa stagione in una corsa a tappe in Olanda e la vittoria nella classifica generale oltre che quella in una tappa, la numero 4. Intanto con la ragazza australiana Sara Roy stiamo per transitare al suono della campana. Inizierà quindi l'ultimo giro, gli ultimi 13 km di gara. Eccoci qua, qui si riesce anche a percepire la leggera ascesa che gli atleti dovranno affrontare negli ultimi metri della volata. Suona la campana per la atleta australiana e il suo vantaggio al suono della campana è di 1 minuto e 30 nei confronti del gruppo. Vantaggio interessante quindi quello della Roy, che a 13 km dalla conclusione, quindi ad un giro dal termine della corsa, si trova al comando con un margine davvero interessante di un primo e 30 secondi. Queste sono le pedalate praticamente nell'ultimo giro della battistrada. È già praticamente ormai nelle battute conclusive la australiana Sara Roy, che rilancia l'andatura in questo frangente. Non deve rilassarsi troppo perché dietro ovviamente il gruppo ha tutto l'interesse ad arrivare allo sprint, e dietro infatti escono in due adesso all'inseguimento. Si tratta di Malgozata Jasinska della Lei Cipollini e Lotta Lepisto della Cervelo Bigla, due atlete di indubbio valore, due scalatrici doc che quest'oggi provano ovviamente ad anticipare la volata e dando la caccia alla battistrada. Sara Roy, che adesso ha perso una trentina di secondi, infatti il suo vantaggio è sceso sotto il minuto primo. La Jasinska ha vinto due edizioni del Giro della Toscana Memorial Michela Fanini in carriera nel 2012 e nel 2015 per la finlandese Lepisto, classe 89, ben più giovane della Jasinska. Tre campionati nazionali ed una tappa alla Aviva Women Tour. E adesso attenzione perché stanno pedalando davvero forte, 50 secondi
il loro ritardo dalla battistrada, stanno spingendo a fondo, lo vediamo. La Lepisto è anche un'ottima cronoman, così come tutte le ragazze della Bigla, una delle formazioni che dal punto di vista della cronometro è sicuramente una delle più interessanti a livello internazionale. La Jasinska si mantiene adesso in seconda posizione, stanno viaggiando fortissimo ma il gruppo non lascia molto spazio. Hanno un distacco di 50 secondi nei confronti della battistrada ed un margine di 15 secondi nei confronti del gruppo. Attenzione perché nel corso dell'ultimo giro potrebbero rimescolarsi ancora le carte. Al suono della campana il vantaggio della Roy era di un primo e 30 secondi, è già praticamente sceso notevolmente. Vedete il gruppo in avvicinamento adesso alle controattaccanti. Gruppo in lunghissima fila indiana, andatura molto sostenuta adesso. Distacco che scende ancora, 45 secondi di queste atlete nei confronti della testa della corsa, mentre il gruppo è da appena 50 secondi. Siamo davvero nelle battute decisive della gara. Gruppo che si riporta sulle controattaccanti, quindi gruppo compatto alle spalle della battistrada, alle spalle di Sara Roy a fare l'andatura in testa al gruppo. La Coster che sta probabilmente lavorando per la compagna di squadra Marianne Vos, una delle favorite ovviamente della vigilia. Ancora in testa, adesso passa a condurre Alena Amialiusic della Canyon. La Amialiusic, una forte scalatrice che si è classificata terza al Giro dell'Emilia Donne Unipol il giorno precedente. Intanto vediamo anche le ragazze della nazionale italiana nelle prime posizioni. E ovviamente c'è anche da considerare la Challenge Emilia Romagna Sell SMP basata su queste due gare. Ci stiamo avvicinando all'inizio della salita dello Zappolino. Il vantaggio della Sara Roy adesso di appena 30 secondi, quindi cala notevolmente il vantaggio della battistrada, mentre il gruppo è lanciato al suo inseguimento. Vedete qui la forte andatura del plotone in questa fase. Si cercano le posizioni migliori per affrontare la non impegnativa ascesa che le ragazze dovranno affrontare per la sesta ed ultima volta. Andatura velocissima adesso. Anche la sudafricana Ashley Mulman nelle prime posizioni. Servela Biglo Pro Cycling, lei che è stata seconda il giorno prima. Eccola qua la Mulman, attenzione, si muovono le favorite, si muovono le ragazze più attese. Ha vinto la Mulman, ha vinto la prima tappa alla classifica generale del Memorial Michela Fanini, il Giro della Toscana a tappe. Eccola qua la sudafricana, ma si stanno avvicinando notevolmente alla battistrada che ormai ha appena una ventina di secondi di vantaggio. Eccola la inquadrata in fondo a questo rettilineo, l'australiana Sara Roy, ma sotto la spinta della Mulman il plotone sta ormai andando a prenderla. Niente da fare quindi per il tentativo della comunque brava atleta australiana. Intanto qui con il dorsale di gara numero 75, Katarzyna Niewadoma, l'atleta che nel 2015 ha conquistato i campionati europei Under 23. La forte ragazza polacca è a fare l'andatura. Ashley Mulman subito lì accanto a lei. Le più forti del ciclismo mondiale sono nelle prime posizioni del gruppo a dare la caccia a Sara Roy, che ormai deve arrendersi al forte rientro del gruppo che a breve tornerà compatto. Ormai ultime pedalate in una scoperta per la Roy. La sua pedalata è decisamente più pesante, il suo ritmo è decisamente più lento rispetto a quello degli avversari. Eccoci qua con il gruppo che è tornato compatto. Annemiek van Vleuten è in prima posizione, la ragazza olandese sta facendo l'andatura. Guardate come si spinge con forza
in questa fase. Stiamo salendo per la sesta ed ultima volta al Gran Premio della Montagna, la salita dello Zappolino. Bello questo tratto che ci mostra il gruppo in lunghissima fila indiana. Imminente lo scollinamento e poi una discesa abbastanza tecnica e un finale tutto in pianura prima del traguardo. Tratto in salita ancora con l'atleta olandese, la Van Vleuten in testa. Ashley Mullman in seconda posizione, lo sprint è partito proprio in vista dello scollinamento. Anche la Nieva Doma nelle prime posizioni, tutte le migliori scalatrici. Nonostante questa sia una gara adatta alle ruote veloci, sono lì a darsi battaglia. Eccoci qua allo scollinamento. Si transita sotto l'arco Selle SMP con Ashley Mullman sempre in prima posizione. Siamo alla termine della discesa. Wiggle high five con tante atlete in testa a fare l'andatura. Cercheranno ovviamente di tenere compatto questo primo gruppo. Vediamo anche le maglie della nazionale italiana. Ovviamente la Wiggle tenterà di fare l'andatura con la Johansson e la Longoborghini, che lavorano per la velocista della formazione, che potrebbe essere Giorgia Bronzini, ma anche Chloe Hosking. Queste sono le due ruote veloci della formazione Wiggle High Five. Attenzione, perché nelle prime posizioni si muovono anche atleti importanti come Marianne Vos, Anna van den Breggen ed Elena Cecchini. Queste sono le ragazze nella testa del gruppo, un gruppo notevolmente ridotto. Andatura velocissima con la Johansson e la Longoborghini nelle prime posizioni a fare un ritmo scatenato, e si scatta ancora con l'andatura sempre molto sostenuta. Davvero un grande spettacolo, una velocità sempre elevatissima. E nelle prime posizioni anche Alena Amialiusic, che probabilmente sta lavorando proprio per la campionessa italiana Elena Cecchini. Si va a tutta in questa fase, cambi regolari. Qui vediamo con il dorsale numero 102 Alena Amialiusic fare il ritmo. Adesso c'è un rallentamento, alcune atlete riescono quindi a riportarsi sulla testa del gruppo. Stiamo pedalando ad andatura davvero molto sostenuta. Gran Premio Bruno Beghelli, internazionale Donne Elite, organizzazione a cura del gruppo sportivo Emilia, la due giorni del ciclismo maschile che diventa anche una due giorni di ciclismo femminile. Dopo il Giro dell'Emilia Unipol Banca Donne Elite, anche il Gran Premio Bruno Beghelli, internazionale Donne Elite. Due appuntamenti di prestigio che hanno portato il meglio del ciclismo sia femminile che maschile su queste strade. Andatura velocissima adesso. La maglia della campionessa italiana è lì nelle prime posizioni. Ci stiamo avvicinando verso il traguardo, e a questo punto sarà verosimilmente un epilogo allo sprint. Eccola qua la campionessa italiana Elena Cecchini. Davanti a lei è proprio Amialiusic a fare l'andatura. Sta cercando di tenere alto il ritmo. Si pedala fortissimo in questa fase. Ci stiamo avvicinando ormai agli ultimi 5 km di gara con un ritmo davvero forsennato in testa al gruppo. Altra atleta della Canyon adesso a dare manforte all'azione della Amialiusic. Ritmo forsennato e il gruppo in lunga fila indiana in queste ultime fasi. Cambi regolari in testa. Si fa da parte la Amialiusic. Adesso vediamo la sua compagna di squadra con il dorsale di gara numero 103, Tiffany Cromwell, Canyon Racing SRAM. Sono lì a fare l'andatura, ovviamente cercando di favorire Elena Cecchini, ma intanto si va rinfoltendo il gruppo. Nieva Doma a centro immagine con la maglia di campionessa nazionale polacca. Si va velocissime in questo frangente. Ci stiamo avvicinando sempre di più
all'epilogo, ci stiamo avvicinando sempre di più agli ultimi chilometri. Ormai sarà una volata di gruppo, ovviamente a scanso di attacchi nella finale. Adesso arrivano anche le maglie della Wiggle nelle prime posizioni, con Lisa Longo Borghini che si mette quindi al servizio di Giorgia Bronzini e Chloe Hosking, le due velociste della formazione inglese. Ancora in testa un inesauribile Amia Ljusic. Si pedala ai 45-50 km orari fissi in questa fase. Gruppo forte di una trentina di unità. Sono state oltre 120 le atlete alla via di questo Gran Premio. Bruno Beghelli, internazionale donne elite. Intanto vediamo anche i gruppi più attardati, che difficilmente riusciranno a rientrare, perché l'andatura è davvero velocissima in questa fase. Gruppo che sta viaggiando ad un ritmo forsennato. La nostra telecamera ci mostra il plotone pilotato dalle maglie della Canyon SRAM Racing Team, a lavorare per Elena Cecchini, la campionessa d'Italia. Sono in testa intanto gruppo in lunghissima fila indiana, con la Cecchini in quarta ruota, la Nivea Dioma poco più indietro. Vediamo anche le ragazze della Impa Bianchi nelle prime posizioni. Abbiamo intravisto Daiva Tuslaite. Ancora le ragazze della Canyon SRAM in testa, ritmo elevatissimo in questa fase. Si pedala ai 50 km orari e ci stiamo avvicinando ormai agli ultimi 2 km di corsa. Andatura forzennata. Eccoci qua ormai agli ultimi 2 km di gara. Gruppo ancora compatto. E sono ancora le ragazze della... Intanto qui siamo proprio al 2 km al passaggio. Sono ancora le ragazze della Canyon SRAM, ma attenzione, no, adesso sono le atlete della... sempre della Canyon SRAM, che stanno ovviamente facendo il lavoro per le proprie capitane, la Cecchini, ma anche la Guarischi in caso di arrivo allo sprint. Possono far bene. Guardate i treni che adesso si affiancano. Siamo a 1700 metri dalla conclusione. Una finale con grandi emozioni nel Gran Premio Bruno Beghelli, internazionale donne elite. Due treni uno a fianco all'altro. Si cerca di spingere al massimo in questa fase. Guardate lo sforzo delle atlete. Andatura velocissima, oltre i 50 km orari. Sarà un epilogo allo sprint, come è tradizione nella prova maschile. Quest'oggi sarà così anche nella prova femminile. Anche la Nevia Doma si porta nelle prime posizioni, così come la Cecchini, che adesso è un po' forse in posizione troppo avanzata. Arrivano anche le maglie della nazionale italiana, con Tatiana Guderzo. Siamo al suono della alla Flamme Rouge, scusate, all'ultimo chilometro. Seconda posizione per la Cecchini, e qui il gruppo è in lunghissima fila indiana. Guardate il ritmo che stanno tenendo adesso le atlete. Qui si pedala ai 55 km orari. Rilanciano le andature ancora le ragazze della Canyon SRAM. Gruppo che si allunga, e a questo punto iniziano anche i giochi della volata. Forse un po' troppo avanzata la Cecchini, ma probabilmente sta lavorando per la compagna Guarischi. Vedremo se sarà così. Lasciamo sfilare il gruppo e a breve entreranno in funzione le telecamere fisse. Eccoci qua dal traguardo con la volata lunghissima. La maglia della Wiggle Eye di Chloe Hosking a centro strada. Ed è la ragazza della Wiggle, Chloe Hosking, che coglie il successo davanti a Marianne Vos e Barbara Guarischi. Questo è il podio del trofeo Bruno Beghelli, internazionale donne elite. Quarta posizione per Arianna Fidanza. Quinta Emilia Falin. Sesta posizione per Rasa Lelevite. Joel Numanville in settima. Katarzyna Palowska in ottava posizione. E Maria Giulia Confalonieri chiude in decima piazza. Lo sprint, il replay del bel successo di Chloe Hosking. Louder, better.
una volata davvero regale, una vittoria strepitosa. Thank you. Yeah, I've been, you know, working on my sprint obviously with the world. Oh, grazie, grazie davvero. Io sono una velocista e sapevo che oggi era il mio momento. Devo ringraziare tutta la squadra che ha lavorato per me. Quando ho visto Marianne Vos al mio fianco, ho saputo che dovevo dare il massimo ed è andata bene. Naturalmente è sempre bello vincere in Italia. It is, it's a beautiful. Sì, davvero, amo correre in Italia. Il pubblico è meraviglioso, il cibo è fantastico, le corse sono davvero belle. Sono felicissima, questo è stato davvero un bellissimo weekend.